Buonasera a tutti, benvenuti all'incontro con Trevor Hirsine. Trevor è un disegnatore molto conosciuto che ha spaziato in tanti lavori. Il suo lavoro è più famoso diciamo, al momento è su testi di Matt Kint e Divinity, che è una saga di 4 volumi che poi è diventata Eternity, edita dalla Star Comics. Io vorrei chiedere a Trevor come si è trovato a gestire la sceneggiatura di Kint, soprattutto anche la caratterizzazione e l'estetica dei personaggi. Ha seguito le indicazioni di Matt o ha avuto idea sua e a lui che ha proposto magari la fisicità, i lineamenti e a chi si è ispirato eventualmente? That's nice and simple. Matt asked me to basically have a look at Mobius, Jean Giraud, is it? That's right. Yeah, Mobius. And Jack Kirby. And he said, let yourself go. Dice lo sceneggiatore Matt Kint gli ha chiesto datti un'occhiata a Moebius, quindi Jean Giraud, e a Jack Kirby. E poi vai, lasciati andare, lanciati. Qual è stata la fase più difficile nella creazione dei personaggi? Se c'è stata, ecco, una qualche difficoltà, qualche tentennamento, qualche dubbio? Yeah, sure. Let's see. No, not really. No, I think because I've been given rein to do anything I like, I found it easy. Dice no, no, assolutamente no, mi hanno dato carta bianca, fai quello che vuoi, per me è stato molto semplice. Quindi anche per l'ambientazione delle scene, delle scenografie, della sequenza, quanto ha fatto seguendo le indicazioni di Kint e quanto invece ha fatto del suo, quanto ci ha messo del suo. Matt is a very visual writer because he's also an artist. So he writes in a very visual manner. Dice che lo sceneggiatore, essendo anche disegnatore, ha un modo di scrivere che è molto visivo, per cui è molto immaginifico. Quello che leggi riesci a visualizzarlo molto facilmente. Domanda al pubblico, si vede che disegna? Ok. And so it's basically very easy to work from, yeah. I can put all the elements that I want to put in as well, but Matt's direction is very easy to follow. Ok, dice, le indicazioni di Matt sono veramente semplicissime da seguire, è tutto molto chiaro e immediato, per cui anche se avessi voluto sforzarmi di mettere del mio, non c'era stato bisogno di fare questo. Trevor ha lavorato tanto, ha lavorato anche per altri personaggi e ha collaborato con varie testate, ora non le nomino No, per evitare conflitti di interessi, però ha lavorato. Quanto questa esperienza su altri personaggi, più o meno simili, ma anche differenti, ha influenzato la creazione, il continuum, il divenire di Divinity e poi Eternity, cioè dei personaggi? Was it you?
useful to create first divinity and then eternity? Did you pick up something from the previous experience that you had? Oh, sure. Ovvio che sì. Are there any particular characters you were inspired by that you drew preceding? With reference to divinity? Yeah. Let's see. I'm going to have to say no. Ok, mi tocca di dirti di no. Divinity was really quite unique. Ok, dice talmente specifico sui generis Divinity che no, non ho avuto bisogno di ispirarmi a niente. If anything, my experience at 2000 AD working on science fiction. Okay. Helped. Ok, dice semmai se proprio devo menzionare qualcosa, la mia esperienza che ho fatto in 2018, right? Yeah. Yeah. Quest'anno per la che ho lavorato nella science fiction, quello sì, quello mi ha aiutato. Oh, no, sorry, 2000 AD. Oh, scusami, nella storia che si chiama 2000 anno domini, 2000 AD, quello sì, quello mi ha aiutato molto. Sorry. Judge Dredd, of course. Leggendo la saga ho notato che c'è un cambiamento un po' nel tratto e anche un pochino nella fisicità e nella, del personaggio. Ecco, tenendo conto che spesso ci sono salti temporali con reminiscenze che riportano all'inizio, lui si rivede, cambiamento del tratto è voluto o è frutto del fatto anche della sua maturazione come artista? Lui deve ricorreggere a volte l'immagine che disegna vedendo che magari risulta diversa o è volutamente, cioè questa differenza è cercata, è voluta? Ok, she said that reading your work, she noticed that the way you draw the characters changes, including whether there are flashbacks or, you know, leaps in time back and forth. Is this intentional or is it just the result of the fact that you started designing the character in a way and then you evolved and then you started to change it? It's probably more like evolution, I think. Yeah. Ok, se devo rispondere a queste domande, più che altro è un'evoluzione nel modo di disegnare il personaggio e non è specifico ai salti temporali o altro. Okay. Però lui come ha gestito proprio anche la creazione? Ecco, quindi il cambiamento è dovuto proprio anche al cambiamento di stato del personaggio che si è evoluto e trasformato. Mm. E questa trasformazione, come è riuscito a renderla? Cioè, a cosa si è ispirato? A film, per esempio? Come ha fatto a renderla? Ok. How did you deal with the fact that the character during the course of the story evolves and changes and stuff? Yeah. You enjoy the creation by movies? I think most of the time it's simply evolves through necessity, a need to be able to draw the character quickly and understand it quickly. Ok, dice la maggior parte delle volte questa evoluzione è più dovuta alla necessità di dover far evolvere e cambiare il personaggio molto rapidamente. You mean by editorial? Yeah. Quindi il fatto che a volte ci sia la fretta di dover pubblicare, questo mi costringe a fare in fretta, insomma. E dunque questo si nota nel modo in cui definisco il personaggio visivamente. I need to work to a deadline. E dice ho delle scadenze, per cui... sì, ecco, infatti sicuramente il fatto che sia un personaggio seriale con delle uscite... ha dei trucchi, dei modi di riuscire a raggiungere l'obiettivo in tempo mantenendo comunque un'ottima qualità nel visivo. Ok, are you able to give the deadline sometimes? Do you have any tricks to keep up the good work? Do you have some shortcuts? Oh. Yeah, loads. Un casino. Ecco, e cos'è che lui ama di più di questa saga? Cioè, cos'è che ama di più disegnare in questa... Oh, what's the thing that you like drawing most in this series?
Abram and divinity himself, but actually the flashback stuff. Ah, ok, dice Abraham è lo stesso divinity, ma specialmente quando ci sono dei flashback, quindi dei salti all'indietro nel tempo, quelli sono quelli che mi divertono di più. Yeah, particularly in Russia. The scenes in Russia. Per esempio le scene che si svolgono in Russia. Ecco, per le scene che si svolgono in Russia, lui è stato personalmente o si vede foto, video? Okay. How do you It's the internet. Google search. www.google.com. Okay, vabbè. E invece Trevor, in questo caso disegnatore globale, cioè è una cosa che desiderava fare fin da piccolo, disegnare, Trevor, oppure no? Ok. Disegnatore o è stato un caso? Yeah, absolutely. Ovviamente sì. Quindi ha fatto proprio scuole d'arte? You attended art schools? I did, yeah. Sì, sì. Ho frequentato scuole d'arte. Not a great deal of use, but... Not a great deal of use, but I did attend art school, yes. Ok, dice non scuole prestigiose, però sì, ho frequentato corsi d'arte. E vedo che adesso sta disegnando su carta. Mm-hmm. Quando disegna per andare in stampa, usa spesso il tablet o prima passa dal disegno e poi va sul tablet? Qual è la sua tecnica? Ok, what's the sequence when you draw the series? First of all on paper and then you pass on to tablet? Or? Almost all on paper. I start small, but A4, this size. Okay. Then I scan it in, enlarge it, adjust some things, print it out blue line, and then I draw over the top. Ok, dice, parto con la carta, cioè faccio sempre con la carta, il formato è questo, la 4, dopodiché lo scansiono, lo ingrandisco, definisco i limiti della pagina. Sapete che quando si disegna per i fumetti ci sono proprio delle indicazioni specifiche, anche Miyazaki lo faceva, credo che le abbia inventate lui, e poi faccio quello che serve e l'inchiostrazione viene sopra. Ok, always by hand, even the inking and... Yeah. Ok, sì, anche l'inchiostrazione sempre a mano. Ha un disegnatore a cui si ispira, qualche artista che ammira particolarmente, di cui ammira le opere? Nell'ambito fumettista, parlo di fumettisti. Uh-huh. Magari si ispira a qualcuno, ama qualcuno in particolare. Do you have any comic artists? Oh, absolutely. Yeah, God. Actually, two of them are here. Neil Adams and Arthur Adams. Ok, dice, certamente, anzi, addirittura due sono qua, sono Neil and Arthur Adams. They are here in Lucca, right? Apparently. Yeah, they are. E, per esempio, cosa pensa? Allora, la domanda primaria è cosa pensa di Lucca Comics and Games e della città di Lucca e di tutto il festival? Ok. What's your opinion about the Lucca Festival and the city of Lucca itself? City of Lucca is beautiful. The festival is overwhelming at the moment. It's incredibly busy. It's the busiest show I've ever seen. Ok, dice, pazzesco, è un carrozzone enorme, è la cosa più grande che io abbia mai visto ed è una cosa che mi prende molto impegno. Ed è la città stessa è meravigliosa. Mi fa piacere. Ok, she's happy about it. Oltre a Neil Adams, ma legge anche fumetti non americani o non supereroistici? Lui sentì che parlava, ha nominato Miyazaki, legge anche... Lui legge qualcos'altro oltre allo stile di fumetti che disegna o è focalizzato magari se legge fumetti, quali sono? Ok, what kind of comics do you read? Do you only read American comics or... not necessarily linked to what you're drawing right now. Well, for me, what you mean as a kid or now? No, in general, and as a kid. Let's see. Mostly American stuff, but I'm familiar with some of the French bande dessinée as well. Okay.
In particular, one of my favorites is the Long John Silver series, I think by Matthew Lufoy, I think. Dice sì, generalmente leggo disegnatori e storie americane, però mi piace moltissimo la bande dessinée, quindi il fumetto francese, e in particolare la serie Long John Silver di Matthew Lefray. Ha mai avuto voglia di sperimentare un altro tipo di disegno, oltre che realistico e supereroistico, comunque insomma anche realistico, perché per fare la fantascienza deve, ecco, provare uno stile diverso, tipo più vicino appunto a quello francese o addirittura giapponese? Mi è venuto voglia di provare un altro stile. Have you ever been tempted by changes? Totally your style, I mean not drawing real look like characters like superheroes, or maybe probably use a different type, for example the nuclear bande dessinée or eventually Japanese stuff. Well, I've worked on a French book for Delcourt, okay, and that was interesting. It was which one? It was called Lucas for Delcourt. Okay, dice sì, ho fatto un fumetto per Delcourt, che è un editore francese, si chiama Lucas. And it was a totally different. Yeah, it was. It was mostly pencil. Ok, dice in questo caso sì, lo stile era molto diverso ed era soprattutto disegnato a penna. Sarei curiosa di sapere se all'interno di vari volumi se c'è una pencil scena. Matita, chiedo scusa, pencil e matita. Se c'è stata una scena che gli ha richiesto particolare impegno e se magari c'è qualche aneddoto riguardante la scena che ritiene interessante raccontare. Che okay, bello sapere come nascono determinate cose e cioè, quali sono le difficoltà per realizzarle. Is there in this work the specific thing that you have trouble dealing with? And if so, have you got any anecdotes? Because we are all, as readers, we are always curious how you easy for you, is it difficult? Is there anything that was absolutely right for you or stressing or else? Okay. And is there any anecdote that you can link to this particular scene? I think the only time I had trouble was right at the end when the deadlines got so compressed that I had to do the last episode in 2.5 weeks. Okay, which is very short. Yeah, that nearly killed me, yeah. Dice io l'unica volta che ho avuto problemi è stato quando ho dovuto disegnare gli ultimi episodi ed ero assolutamente vicinissimo alla scadenza, l'ho fatto in 2 settimane e mezzo, questo mi ha letteralmente disintegrato, cioè veramente stressante. Okay. Usually takes 6 weeks. Normalmente il tempo normale per disegnare una storia sono 6 settimane, quindi da 6 a 2 e mezzo effettivamente. And that was over Christmas. Ed era sotto Natale, per cui. Ok. E lui come di solito quando si disegna per molto tempo un personaggio che si è creato insieme, no, ci si affeziona molto, almeno così. Ecco, lui come ha vissuto il cambiamento di status effettivo, la trasformazione del protagonista da Divinity a Eternity? Uh-huh. Series, as long as this one, you get here to yeah. So how did you leave the transition, the passage from divinity to eternity, so the evolution of the character? È un po' come vedere crescere un figlio, no? Is it something like seeing growing a son growing? It is, yeah. Sì, certo, è molto simile. So how did you experience this? Le emozioni che provo. The emotions, feelings you had. I mean during the series itself I developed great love for the character just because he's interesting. He's a godlike superhero who doesn't really want to beat anything up and just likes to create stuff. Okay, dice
durante cioè ne disegno talmente tanti di questi personaggi e appunto ti senti un po' come un dio, hai voglia di creare, insomma, di inventare. That is until somebody threatens his son. Okay, finché qualcuno minaccia il figlio. Qualcuno ha qualche domanda, ragazzi, perché stavo monopolizzando l'attenzione. No. Date la manina se avete qualche curiosità, ok? Non mi viene in mente tutto. Ok, posso fare io una domanda? Certo. I have a question for you. Yeah. What is your favorite drawing? Ah, scusate, qual è la sua tecnica di disegno preferita? And the tools that you use. Okay. Probably what I'm doing now, which is just ink over pencil. And every pen I can lay my hands on. Ok, dice, generalmente quello che sto facendo adesso, cioè prima matita e poi inchiostrazione, e in generale qualsiasi strumento disegnatorio io possa mettere le mani, su cui possa mettere le mani, lo uso ben volentieri. This is a really, really straight rollerball. Yeah. Yeah, but I love it, it's really good. Dice, questa è semplicemente una penna sfera, voglio dire, niente di più, però dice, lo adoro perché you can see it's very fast and it has a really nice sort of quality of line that you can adjust. Dice, sì, è un sistema molto efficace per cambiare lo stile applicandolo più o meno intensamente ed è versatile, ecco. So very versatile. Versatile, yeah, yeah. Okay. La scelta di disegnare appunto supereroi, fantascienza e quant'altro è per una passione che ha lui per il tipo di personaggio o è stato un caso? Cioè ci si è trovato e si è adattato. Okay, so now you're drawing mainly superheroes. Is it something you really wanted to from the start? No, I did love it when I was a kid. I was really into Spider-Man and Batman when I was a kid. Ok, dice no, fin da bambino mi piacevano sia Spider-Man che Batman, per cui io quello volevo disegnare. Voleva fare. E mi è venuta voglia di provare anche a scrivere lui qualcosa, cioè provare anche a sceneggiare. Anzi, una storia. Ok, have you ever just to draw somebody else's scenario, but to create your story of your own? I have, and I've tried, and I've failed. Ho avvertito questa necessità, ci ho provato, ho fallito miseramente. Ma mi sembra che ce l'abbia uno sufficientemente sviluppato. Okay, she's saying, okay, never mind, you're a great artist. Writing is scary. It's really scary. Dice, è terrorizzante scrivere. Really? So when you draw, you feel like it is? A blank page is one thing. A blank mind is another thing altogether. Dice, una pagina bianca è una cosa, una mente vuota è un'altra. Cioè, se hai il come si chiama, il vuoto dello scrittore. Blocco dello scrittore. Horrible. Yeah. And boy, my mind is blank. E dice, e Dio solo sa quanto la mia mente sia vuota. E quali altre? Ora, questa passione è diventata il suo lavoro, ma ha anche altre passioni artistiche o qualcos'altro? Non so, musica? Sì, magari cose. Ci sono tanti disegnatori, per esempio, che mentre disegnano si ispirano ascoltando musica o quant'altro. Lui ha qualche altra passione, ascolta musica, okay. Basta, okay. Fondo le cose, yeah. O altri tipi di passione. Okay. So you succeeded so far to transform your passion into work and you made it a job. Yeah. Which is fantastic. And do you have any other art form that you like? For example, somebody when they draw, they listen to the music and they let it go and they get inspired by it. I love music. I play the bass guitar. Really? And well, I collect the bass guitar. I have 16. I play in two bands, and yeah, I really enjoy myself with that too. Ok, dice sì, mi piace molto la musica. Suono il basso. Ho suonato il basso e suono in due gruppi. Per cui sì, la musica per me è importante.
Di solito ci siamo resi conto, cioè abbiamo che fumetto e musica va per cento. Okay. Tanti disegnatori sono anche grandi musicisti. Based on our experience, we noticed that more than often music and comics go together. Yeah, I've noticed that. Yeah. Yeah, anche l'ho notato anch'io, dice. E qual è un personaggio magari del passato, qualche avventura, qualche sempre magari di fantascienza o anche di altro tipo, di qualche autore che gli sarebbe piaciuto inventare o disegnare? Oh, is there a specific character that somebody else invented in the past, not necessarily from the science fiction world, but from anywhere else that you would have liked to invent and create yourself? For example, have you ever dreamt of being the one who invented the Spider-Man, for example? Oh, gosh, yeah, that'd be amazing. Yeah. If I was going to be anybody, I'd like to be either Steve Ditko or Jack Kirby. Okay, dice se c'è qualcuno in cui vorrei reincarnarmi è sicuramente Jack Kirby. O John Buscema. O John Buscema. John Bishop. Su Jack Kirby avrei vinto un dollaro. Okay, she would have won. If she had bet, she would have won $1 on Jack Kirby. Oh, yeah, definitely. It figures. Si nota molto questa. Okay. Her question was intentional. She knew you were going to answer. Qualche domanda? Okay. Vabbè. Basta. Diciamo che mi sembra che si sia ben riuscirato. Sì, sì. Ora, ringraziamo tantissimo Trevor per la sua presenza e per il meraviglioso disegno che ci sta regalando. E ringrazio voi dell'attenzione. E ragazzi, buona serata a tutti e un grande applauso per Trevor. Perfetto.